Dopo una lunga malattia si è spento la scorsa notte all'età di 69 anni il sindaco di Bussi sul Tirino Salvatore Lagatta. Grazie al suo impegno e al suo lavoro il primo cittadino era diventato nel corso degli anni il simbolo della bonifica della discarica più grande d'Europa. Sindacalista della CISL, sempre attento e dalla parte dei più deboli, Lagatta era stato eletto nel 2009 come sindaco e ha affrontato la difficile bonifica del sito di Bussi. Le sue ultime parole le aveva affidate all'ANSA alcune settimane fa, spingendo proprio per la rivitalizzazione dell'area. Per Bussi e per l'intera comunità si tratta di una grande perdita. Ho appreso la triste notizia della morte del sindaco di Bussi sul Tirino, Salvatore Lagatta. Con lui in questi anni abbiamo combattuto fianco a fianco per bonificare il territorio comunale della discarica dei Veleni. A nome personale dell'intera giunta regionale porgo alla sua famiglia le più sentite condoglianze, lo ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio. E scrive Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, sul suo profilo social, è stato uno tra l'altro dei primi a dare la notizia: è morto l'amico e compagno Salvatore, sindaco di Bussi, dopo una lunga malattia che ha affrontato con la forza d'animo e il coraggio che lo hanno sempre contraddistinto. Salvatore è stato un grande sindaco che ha lavorato con passione, competenza, intelligenza, amore disinteressato al servizio della sua comunità. Per questo è stato eletto 3 volte sindaco. Lagatta ha lottato come un leone per la bonifica integrale delle discariche chimiche, per ridare un futuro occupazionale alla sua comunità. Era figlio di quella comunità, conclude Acerbo, operaia, che aveva pagato un prezzo enorme a quell'industria chimica di cui Salvatore conosceva ogni cosa.